Talarico, ogitrading.it. Ben trovato Matteo e grazie ovviamente per essere qui con noi. Ciao Giacomo, grazie per l'invito e buonasera a tutti. Allora, cominciamo con una view, diciamo così, sul momento che vede la Fed avvicinarsi, quantomeno i verbali, e quindi gli Stati Uniti che potrebbero dover attutire o quantomeno reggere al nuovo impatto di un taglio, di un intervento, non del taglio, sono abituato a parlare di tagli, adesso però parliamo di rialzo dei tassi con l'inflazione alta e con la guerra che prevede sempre più sanzioni. E le sanzioni inevitabilmente possono andare a colpire anche chi le applica, quindi Europa innanzitutto, ma forse anche gli Stati Uniti. Fino a ieri la situazione nel breve vedeva insomma un Nasdaq, ma forse anche compreso oggi, perché come vedete nel Nasdaq Composite siamo ancora all'interno dei valori di ieri. Comunque sia, nel breve vediamo una voglia di risalire, quantomeno sopra i 14.007 se parliamo del Composite, se invece parliamo dello Standard & Poor's sopra i 4.006. In una view invece più di lungo periodo, tu come, o quantomeno oggi trading, come si posiziona? Allora, una situazione che non è semplice per nessuno, abbastanza complessa anche individuare quello che potrà essere il lungo periodo. Parlando di lungo periodo, io intendo sempre 10 anni e più, quindi in quel senso lì non mi vado a preoccupare estremamente per l'andamento dei mercati, in quanto comunque penso che insomma, tra 10 anni i mercati saranno più alti rispetto a dove sono ora. Questo è un po' un pensiero. Sì. Se intendiamo invece un periodo un po' più breve, quindi un arco di un anno o due, è chiaro che le cose cambiano. Adesso si parla addirittura di recessione, cioè lo spread tra i treasury a 2 anni e 10 anni che sta toccando praticamente livelli negativi. Quindi ovviamente in un periodo di recessione i mercati potrebbero scendere, potrebbero faticare, soprattutto i mercati azionari, e parlando anche di titoli più growth, quindi il Nasdaq in genere è quello che ne risentirebbe chiaramente di più. In questo senso qui la cosa migliore è essere ben diversificati, quindi tendere ad avere in portafoglio non solamente azionario, ma anche inserire dell'obbligazionario e delle materie prime, come può essere il gold per esempio. La cosa migliore da fare in questo momento è questa, e non giocare col fuoco, secondo me, perché quello che possiamo dire sicuramente è che ci sarà ancora da ballare sui mercati, a mio avviso. Ci saranno tra un paio di mesi di nuovo la Federal Reserve con il rialzo dei tassi di interesse, un bel rialzo dei tassi di interesse, credo abbastanza corposo, più dei 25 basis point come ho fatto l'ultima volta. E molto dipenderà anche dall'inflazione e dalla guerra che c'è tra Ucraina e Russia, che purtroppo continua ad andare avanti, e molto dipenderà anche da quello. Chiaramente un proseguimento di questa guerra non può che far male ai mercati, non solo all'Europa ma all'America in genere, per il semplice fatto che ci sarà un continuo aumento dei prezzi delle materie prime, e questo si va a riflettere poi sulla vita di tutti i giorni delle persone e anche sui mercati finanziari, chiaramente. Quindi pensi che un prolungamento ulteriore del conflitto, perché alla fine vediamo che i mercati tutto sommato hanno digerito, no? Insomma, questi 40 giorni di guerra, un prolungamento magari non atteso tornerebbe a farsi sentire negativamente sul mercato? Allora, tendenzialmente i mercati, se andiamo a vedere le guerre passate, non ci hanno mai messo troppo tempo a riprendersi. Sì, parliamo delle guerre, qualsiasi guerra, che è la guerra del Golfo, anche attacco per l'Harbor, sì. Parliamo anche degli attentati alle Torri Gemelle e quant'altro, non Iran, Iraq e Yemen, non ci ha mai messo troppo a riprendersi il mercato. La cosa che bisogna capire sono le conseguenze che può andare a portare un prolungamento della situazione russo-ucraina, materie prime, perché ricordiamoci che, lo sappiamo tutti, no? Il gas e il petrolio, in generale tutte le materie prime, anche il grano, insomma, tutta questa situazione potrebbe portare delle conseguenze pesanti. Se si va a prolungare, chiaramente le continue sanzioni che potranno andare a fare i paesi europei e gli Stati Uniti non saranno positive né per il mercato, ma soprattutto, io dico, per l'economia in generale. E quindi dobbiamo sperare, non solo per questo, chiaramente anche perché una guerra è sempre un'atrocità, che la situazione migliori il prima possibile.
Quali sono le domande che magari i vostri, diciamo, abbonati, i vostri iscritti vi stanno rivolgendo maggiormente? Quali sono le principali preoccupazioni? Magari, o magari non sono preoccupazioni, ma più curiosità su quali settori eventualmente affidarsi in un momento, come hai detto tu, Matteo, e l'espressione direi che è perfetta, piuttosto insomma, altamente complesso e quindi anche molto, molto delicato se si vuole rimanere attivi in borsa. Tu, insomma, citavi magari rifugiarsi in qualche asset sicuro e non giocare con il fuoco. Ma insomma, noti anche appunto attraverso magari i vostri iscritti che un po' di voglia di giocare col fuoco comunque c'è? Allora, c'è sempre voglia di giocare col fuoco, non è una novità, nel senso le domande che ci vengono poste più spesso da chi entra anche in contatto con la nostra community sono sempre più o meno simili, no? Quindi cosa comprare, cosa fare adesso, che titolo mi consigli, che settore mi consigli. La risposta qui, vabbè, partiamo dall'inizio, la risposta è dipende, nel senso dipende da quella che è la tua situazione personale. E da che cosa intendi fare tu sui mercati? Perché non posso dirti, guarda, posso consigliarti questo settore, ma se poi tu dietro non hai un portafoglio costruito, ben bilanciato, quel settore lì non ti interessa. Nel senso che la cosa principale è andare a costruirsi una bella diversificazione, un buon portafoglio che ti costruisca il tuo pilastro, la tua pianificazione finanziaria, i tuoi investimenti. Ma a livello di settori, come ti dicevo, il mercato azionario in questo momento potrebbe essere in un equilibrio molto molto sottile. Ad oggi non ci sono grandi motivi di preoccupazione a livello grafico, nel senso che i mercati non evidenziano particolari segnali di cedimento importanti come hanno evidenziato qualche settimana fa, o addirittura un mesetto e mezzo fa, e da quel punto di vista siamo ancora abbastanza tranquilli. Per i settori io, come dico spesso, andrei sempre per il lungo periodo e lì io parto da un'analisi, quindi lungo periodo intendo sempre 5-10 anni. Parto sempre da un'analisi macro di quello che potrà essere il futuro per cercare di capire quelli che saranno i megatrend del futuro, no? L'analisi che si può fare tendenzialmente è questa: noi sappiamo che la popolazione mondiale nei prossimi 10-20 anni aumenterà di 2 miliardi di persone, probabilmente. In molti di questi nei paesi dell'Asia, paesi orientali, mercati emergenti si svilupperanno, l'India. Tutti i mercati asiatici si stanno sviluppando e quindi ci sarà molta più ricchezza in futuro, ovvero ci saranno molte più persone che potranno comprarsi il lusso. Magari andrà un pochino a scendere quella che è la classe media, però i ricchi diventano sempre più ricchi e ce ne saranno sempre di più. Questa è un po' la mia opinione. E di conseguenza, su questo principio, noi dobbiamo cercare di capire quelli che sono poi i settori che possono andare nel futuro. A mio avviso, un settore che potrà andare sempre è quello del lusso. Il lusso, io credo, soprattutto anche in Cina c'è la politica del figlio unico, no? Per esempio. Quindi, insomma, prime donne le donne emancipate. Diciamo che tendenzialmente la mia idea è che un po' i cinesi maschi potrebbero fare un po' di fatica a trovarsi una moglie in futuro, molti rimarranno single e quindi andranno a utilizzare il lusso per togliere i propri sfizi, i propri bisogni. Ma questa è una cosa, per esempio, che mi è venuta in mente. Ma tutto l'area geografica dell'Asia, secondo me, si svilupperà molto bene e il lusso potrà crescere molto in quell'area geografica lì. Quindi titoli come la Louis Vuitton Moët Hennessy, Ferrari stessa, per esempio, Ferrari è un titolo che seguiamo molto, un titolo italiano che seguiamo molto. Tra l'altro abbiamo fatto una bella analisi per la nostra community gratuita e che abbiamo dato un bel long con un bel target a 212 che siamo riusciti a prenderlo molto bene, quindi Beh, è siamo arrivato contenti proprio per oggi, mi quello. pare, no? Ha superato di poco, quindi sì, insomma, poi è tornata giù, quindi bello, insomma, sono contento. Insomma, secondo me la cosa migliore è andare su degli ETF o dei fondi settoriali per il lusso. Altro settore che può far bene potrebbe essere quello delle infrastrutture. Chiaramente, perché popolazione che cresce, paesi che si sviluppano, infrastrutture che sono necessarie. Quindi tutto quello che riguarda strade, ferrovie, autostrade o la costruzione anche di case, di immobili, immobiliare, secondo me potrà andare molto bene.
Chiaramente questo settore in un periodo magari di recessione potrebbe fare un po' più fatica, soprattutto con dei rialzi delle materie prime, il settore delle infrastrutture ne può risentire. Nel medio-breve periodo potrebbe essere un po' più pericoloso. Altri settori, la cyber security, settore su cui io credo Cyber molto. security, certo. Sì, c'è un ETF che si chiama LNG Cyber Security, della LNG, che è molto interessante. Insomma, ce ne sono molti di settori, noi li vediamo spesso con i nostri iscritti alla community, però ce ne sono diversi. L'importante è fare sempre un'analisi e dire qual è il megatrend che potrà nascere nel futuro e perché potrà nascere questo megatrend. E poi, questo megatrend, quanto tempo ci potrebbe mettere a svilupparsi? Perché se parliamo di sviluppo dei mercati emergenti, non parliamo di 2 anni, 3 anni, parliamo di un pochino di più, chiaramente. E per la domanda invece cosa mi consigli di comprare adesso per farmi diventare ricco subito, Che io visto non ti ho che ci fatto, metto. però comunque Però c'è. proviamo. Però, ah beh, certo, sì. No, tu non me l'hai fatta, però la fanno, visto che mi hai chiesto domande che ci fanno spesso, Ok, questo diventa c'è, ok, è una delle più quotate. una delle più quotate, esatto. Sì. Magari un po' diverse sfaccettature, però il senso è sempre quello. E non c'è nulla che ti possa far diventare ricco subito, questa è la risposta. E chiaramente il settore più volatile oggi è quello delle criptovalute, quindi se uno ama un pochino più il rischio, la volatilità, il settore delle cripto, a mio avviso è quello che può darti un guadagno immediato più veloce, sia in termini di rendite passive molto alte, sia in termini di capital gain. Quindi abbiamo visto una cripto che si chiama Luna, noi l'abbiamo comprata a 9 con il nostro team cripto, adesso sta a 119 nel giro di pochi mesi. Ecco, quello può essere un buon modo per, tra virgolette, arricchirsi velocemente. Dall'altra parte della medaglia c'è il grande rischio, perché se uno si immerge in questo settore senza sapere cosa fa, da 119 la cripto può andare a 9, quindi può fare anche l'effetto contrario. Bisogna stare molto attenti. Prima hai parlato anche di immobiliare come settore interessante. Beh, insomma, in questi giorni vado su Milano anche perché c'era stato segnalato qualche giorno fa, non avevamo avuto tempo di rispondere, non è necessario che lo facciamo adesso, però siccome il fondo Fortress è interessato, un fondo internazionale interessato all'acquisto di Edes, che è invece quotato su Milano, insomma, una società immobiliare su Milano, ecco la reazione del mercato. Un titolo extra arci super extra sottile, siamo a un valore di 0, eravamo a 0,18 a inizio 2022, ecco che ha avuto direi un raddoppio del valore o quasi fino a 0,34, fino a 0,35 e sta mantenendo, quantomeno ci sta provando a mantenersi all'altezza di quel massimo raggiunto appunto nel mese di a fine febbraio 0,34 e adesso a 0,31 per una seduta che vede un più 5,8%. Vedete anche i volumi sono diventati all'improvviso piuttosto vispi, piuttosto vivaci e anche in maniera continuativa, fatta eccezione magari per la parte centrale del mese di marzo. Però insomma questo riguarda un titolo piuttosto sottile e che bisogna anche insomma sapersi muovere con cautela quando ci si trova in queste situazioni. Prima hai parlato di cyber security, Matteo, e per quanto riguarda gli strumenti di pagamento, cioè PayPal, Nexi, sono domande che arrivano spesso anche da noi e si domandano anche, cioè, riguardano anche i motivi di un momento poco felice, guardando Nexi, ad esempio. Cosa ne pensi? Sì, allora, assolutamente Nexi è sicuramente in un periodo, in questo momento, di trend ribassista abbastanza pesante. È una buona società alla fine, è una società che è purtroppo italiana, nel senso che questo vuol dire che se fosse stata americana probabilmente avrebbe avuto un pochino più di spinta al rialzo. Per quanto riguarda il settore dei pagamenti digitali in generale, senza andare nello specifico nei titoli, io Sì. penso che è un settore che è cresciuto molto con la pandemia e probabilmente è cresciuto troppo, forse, per quello che è. In Italia siamo sempre ancora con la mania del contante, okay? Quindi Nexi fa fatica ancora per questo, probabilmente in Italia. Negli altri paesi del mondo invece non è così. Mastercard mi viene in mente come titolo, se lo vuoi vedere anche tu, è un titolo che a me piace molto, posso anche darti un paio
di livelli, visto che è un titolo che seguiamo da vicino, e infatti non sta subendo particolarmente tanto, rimane in area di massimi storici. Adesso siamo su un'area di resistenza, a mio avviso, se la dovesse rompere, siamo a 3,64, se la dovesse rompere, dovesse chiudere sopra almeno con un settimanale, quindi questa settimana andasse a chiudere il prezzo sopra i 3,70, secondo me potrebbe anche andare a rivedere quelli che sono i massimi storici. Quindi su Mastercard ci credo molto. Un'altra interessante è Visa. Visa, anche lei sicuramente siamo anche lei Ah beh. vicini ai massimi storici, è molto simile a Mastercard, lo sappiamo, no? Quindi Sì. processore, insomma, okay, conosciamo tutti Visa. PayPal è un titolo che invece in questo periodo sta soffrendo tanto. E infatti è un titolo che adesso sta perdendo dei massimi parecchio, mi pare che sia addirittura, andiamo subito, sotto del 60% dei massimi. Dobbiamo guardare però le salite che hanno avuto questi titoli. Cioè, se noi guardiamo la salita che ha avuto da marzo 2020, quindi pandemia piena, Sì. è stata una salita praticamente valeva 84 dollari, siamo arrivati a 300, 270%. Ora, va bene che le persone hanno iniziato a utilizzare PayPal perché c'erano tutti i pagamenti digitali, online, è quello che vogliamo, no? Insomma, c'è stato un periodo in cui eravamo tutti a casa, tutti magari usavamo le carte di credito e PayPal. Però effettivamente è giustificata una salita del genere oppure è stata un po' esagerata? Questo è accaduto con tutti i titoli, con molti, non con tutti, ma con molti titoli tecnologici. PayPal è uno di questi. Mastercard questa cosa non è accaduta, perché Mastercard e Visa hanno una stabilità che è diversa da PayPal. Diciamo che Mastercard e Visa sono quasi monopoliste, no? Possiamo dire. Cioè se tu hai una carta di credito o un bancomat, non in Italia, o è American Express o tendenzialmente Visa o Mastercard. Eh certo. PayPal non è utilizzato da tutti. Quindi è stata una salita probabilmente un po' ingiustificata, come Zoom, un'altra società che sei da tanto, magari senza una grande motivazione dietro, con dei fondamentali molto, molto fragili. DocuSign, ce ne sono tante, e PayPal è una di queste. Quindi il settore dei pagamenti digitali, secondo me, continuerà ad andare avanti, a portare dei buoni risultati, se ci si concentra su titoli solidi. E bisogna però guardare anche al settore delle cripto, al mercato delle criptovalute. È chiaro che adesso un'adozione di massa delle cripto per i pagamenti è ancora un'utopia, probabilmente. Magari ci stiamo avvicinando in alcuni paesi, in altri siamo ancora un po', indietro, come l'Italia, siamo ancora un po' indietro da questo punto di vista. Sì. E bisogna capire quanto questo settore poi potrà andare a influenzare il settore dei pagamenti digitali. Quali valute fiat, quindi carte di credito e quant'altro. Tuttavia, in questo periodo, credo che in questo momento e per i prossimi anni, il settore dei pagamenti digitali possa ancora spingere bene, secondo me. E a questo punto intanto vi segnalo un dato di poco fa dell'Ocse, inflazione, l'area sale a 7,7% a febbraio, siamo ai massimi dal 1990, a pesare l'aumento dei prezzi al consumo in Turchia dove ha raggiunto il 54,4% a febbraio, sappiamo come le mosse di Erdogan per quanto riguarda la banca centrale siano un po' putiniane, diciamo così, nel senso che si è mossa in maniera decisamente opposta rispetto alle altre banche centrali, l'energia continua ad avere un'influenza importante nei paesi industrializzati, ma diventa sempre più rilevante anche l'incidenza dei prezzi alimentari. Senti, prima di salutarci, Matteo, oggi in particolare si fa un gran parlare, beh, non solo oggi, però insomma, uno dei titoli che ha deluso le attese nel 2021 è stato Enel, questo un po' ce l'hanno raccontato in tanti. Quest'anno, 2022, complice diciamo così, la conversione energetica, che poi insomma fino a un certo punto, perché per sopperire ai costi alti si fa un gran parlare di carbone, anche se adesso dalla Russia c'è un nuovo veto. Però insomma la riconversione energetica forse è un settore che non abbiamo
tenuto, non abbiamo messo sotto i riflettori in questa nostra chiacchierata. Come la vedi? E quindi in questo senso ti domando le utilities, il settore energetico e quindi anche i titoli classici in portafogli che ci arrivano puntualmente come domanda da casa, Eni, Saipem, la stessa Enel che oggi guadagna il 2,09%, beh, una bella seduta fino a 6,23, siamo ai massimi dal 1 marzo, quindi ai massimi diciamo degli ultimi 30 giorni, se vogliamo, qualcosa di più. Come li vedi? Allora, intanto farei una distinzione un po' tra quello che è Enel e quella che è Saipem. Saipem la reputo un titolo Sì. che non mi piace, ecco, in questo momento, ma non mi è mai piaciuto in realtà. Enel invece è un titolo che mi piace, è pari di Snam. Snam è un'altra eccellenza italiana, secondo me, Ah, alla pari di Snam, ok. Sì. Ok. E quindi sono, insomma, io sono contento, io le ho in portafoglio tutte e due, sono dei titoli, sono tra i pochi titoli italiani che ho in portafoglio singolarmente. E sicuramente quello che è il tema del rinnovabile, forse, e delle utilities in generale, ne parliamo anche poi del rinnovabile, energia e quant'altro, fa parte di quello che è un megatrend del futuro, a mio avviso. Di conseguenza, titoli come Enel, io credo che Snam possano continuare a fare bene. È chiaro che hanno avuto le battute d'arresto, soprattutto Enel, Snam un po' meno, Enel l'ha sentita di più. Siamo ancora comunque, nonostante tutto, in un trend ad oggi ribassista di breve medio periodo su Enel. Non abbiamo ancora, per quanto riguarda l'analisi grafica, visto che so che molti anche ve la chiedono, non abbiamo ancora rotto dei livelli interessanti su Enel. Dovremmo andare a rompere delle aree che sono intorno a 6,5 6 e per mezzo. vedere sì, intorno a 6,50. Perché lì abbiamo un'area in cui hanno funzionato molte volte i long, nel senso che il mercato molte volte aveva tentato di bucare al ribasso, ma non ce l'ha fatta. Quindi probabilmente gli investitori, i traders andranno a posizionare degli ordini in quell'area lì per prendere profitto da questa risalita, e di conseguenza potrebbe essere un'area in cui si va a cliccare short per chiudere le posizioni in profitto. Questo non vuol dire che da lì si continuerà poi a scendere. Vuol dire semplicemente che se dovessi fare un ingresso long su Enel ai fini speculativi, aspetterei le rotture di quell'area lì prima di entrare long con decisione. Questo è quello che farei io personalmente. Perché in questo momento ancora non ha, sì, tu dici, ha recuperato molto bene negli ultimi 30 giorni, sono d'accordo, ma ancora non ha un'estrema forza. A mio avviso, Enel nel lungo periodo rimane un buon titolo, nel senso che è un titolo che tendenzialmente è vero che è un po' volatile, ultimamente ha dimostrato volatilità, è un buon titolo da dividendo, da un buon dividendo, come Snam, ne parlavo prima. Sì. È un titolo che può dare in un certo senso un po' una sicurezza, perché comunque se noi andiamo a paragonare anche un titolo come Enel a un titolo come Saipem o Eni, l'andamento del mercato negli ultimi 10 anni ci hanno fatto vedere che Enel ha un andamento rialzista. Quindi un titolo che paga dividendo, rialzista, che è un'eccellenza italiana, e comunque, insomma, oltre ad essere un brand, è un utilities che conosciamo tutti, e a livello fondamentale non è neanche messa così male. Quindi mi dà più sicurezza rispetto a una Saipem che ha una Eni che ha un andamento ribassista dalla crisi del 2008. È vero che Eni mi paga i dividendi, ma noi dobbiamo anche guadagnarci sui mercati, nel senso che se poi i Certo. dividendi mi vanno a pareggiare quella che è la perdita dal capital gain, non me ne faccio niente di dividendi. Quindi preferisco sempre un titolo come Enel nel lungo periodo. Poi sono d'accordo, ci sono state delle occasioni interessanti su Eni di acquisto quando era magari bassa, con i dividendi alti, e sono d'accordo, però nel lungo periodo preferisco Enel e Snam. Eccolo qua, Saipem impostato al ribasso. Se andiamo a vedere appunto un grafico mensile, vediamo anche Eni a sua volta, insomma, con tendente verso il basso a partire dal 2007, mentre Enel, eccolo qua, abbiamo anche tracciato la linea di massimi crescenti a partire da luglio 2012, nonostante i ribassi appunto registrati da gennaio 2021 a oggi. Effettivamente, insomma, nel lunghissimo periodo parliamo di un titolo che sale con una costanza piuttosto evidente. Matteo Talarico, grazie a te e a oggitrading.it per essere stato qui con noi. Buon lavoro e alla prossima.
Grazie Giacomo, poi prossima volta mi fai sapere quale preferisci tu, se Enel, Snam, Saipem, Eni. Faccio Ah, la domanda a te. ci invertiamo noi? Va Invertiamo, sì. bene, ci sto, ci sto. Grazie e alla prossima. Ciao, ciao, ciao.